Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare Tutos DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un video nuovo. Difatti oggi andremo a testare questa macchina crea colori di Cariola. Qui ci sono i colori che noi possiamo mischiare per realizzare il nostro colore personale. Abbiamo i colori, insomma, i colori classici primari, anzi, quindi il giallo, il blu e il rosso. E tramite essi noi possiamo andare appunto a creare altre sfumature. Qui ci sono le, vogliamo chiamarle fialette, magari no, la plastica nella quale sarà contenuto poi il nostro colore. Questi sono i filtri dove metteremo veramente il nostro colore. Queste sono le punte, le classiche punte da pennarello che magari abbiamo visto proprio dentro i pennarelli Cariola, insomma quelli veri. Comunque, a breve vi faccio vedere come faremo. Praticamente noi dobbiamo creare la nostra soluzione col colore, poi ci infileremo dentro questo filtrino che assorbirà tutto il colore. Qui ci sono le varie sfumature e c'è anche scritto come si utilizza, quindi tu teoricamente dovresti mettere un tot di gocce per realizzare quel determinato colore. Quindi, passando, andiamo sulle sequenze che prevede la miscela di blu e giallo e andiamo a vedere. Quindi io aggiungo qui le mie gocce di giallo e ne metto tre. In seguito vado ad aggiungere il mio colore blu. Un, e anche la numero 3. E a questo punto vado a rimettere anche del giallo. Ho continuato, in questo modo ne ho messe 12. Ne ho usate un po' di più perché, come potete vedere anche nell'illustrazione, era più pieno. Ma credo che io andrò ugualmente ad aggiungere del colore perché vedete lì la miscela prevede il riempimento quasi completo della nostra fialetta, quindi dobbiamo ovviamente mettere più colore anche perché dobbiamo riempire tutto il filtro. Adesso vado ad aggiungere il colore fino alla punta dell'indicatore e infilo. Ok, aggiungiamo anche del blu. Ok, adesso andiamo ad infilare anche il mio filtro, che è questo qui. Mettiamolo dentro. Facciamo arrivare fino a giù. Guardate cosa sta succedendo. Il colore sta entrando dentro il filtro e sta uscendo, anzi sparendo dal tubicino. È assurdo, guardate come sale. Fantastico. Questo sembra un colore verdastro, però vedremo dopo che colore verrà, perché lo testeremo. Andiamo a proseguire col nostro lavoro. Adesso io mi dedico, tenterò di realizzare questo colore qui, quindi quello che prevede il rosso e il blu, e farò questo colore che prevede 9 gocce di rosso e 6 di blu. Quindi andiamo a vedere che succede. Infiliamo il nostro rosso. Fissiamolo bene perché se cade è un bel problema. Spingiamo. Facciamo scendere le nostre gocce di colore. Ci fermiamo e adesso andiamo ad aggiungere l'altro colore. Fino a sopra. Ok, benissimo, siamo arrivati alla fine del tubicino. Adesso andiamo ad effettuare anche l'immersione del nostro filtro.
lo facciamo andare fino giù. Guardate come sale, molto molto grazioso e anche interessante. Benissimo. Allora, quindi questi sono i colori che noi abbiamo realizzato. Adesso dobbiamo imbottigliarli, non so come si dice. Insomma, metteremo il filtro dentro alla nostra penna, barra pennarello. Mettiamo intanto la punta che ci serve, infiliamo nell'apposita zona. Poi, con le pinze, perché è sporco, andiamo a prendere il nostro colore. Senza far gocciolare, lo andiamo ad inserire all'interno del tubo. E utilizzando questa pressa verde lo andiamo ad incastrare. Facciamo come baciare il filtro con il tubo. E scusatemi, con il cerchio. Ok. Benissimo, andiamo ad applicare il tappo che va bloccato anch'esso con la pressa verde. Molto bene. E questo è il nostro primo pennarello che abbiamo realizzato. Adesso faremo la stessa cosa anche con l'altro. Vedete, qui c'è la punta. Quando noi andremo a scrivere, molto semplicemente ci sarà una pressione e questo farà scendere il nostro colore. Mettiamo un tappino perché non si rovina. E abbiamo creato il nostro primo colore. Ora andiamo a fare la stessa cosa con il blu. Prepariamo il materiale, infiliamo la nostra puntina, mettiamo il tappo, mettiamo il tappo dopo, scusate, andiamo a prendere il nostro colore, che appunto è stato assorbito dal filtro, e chiudiamo anche questo. Facciamo scendere fino in giù. Adesso andiamo a prendere il tappo, quindi tappino, chiudiamo. Blocchiamo, così almeno si ferma immediatamente. Molto bene. A questo punto abbiamo preparato anche il nostro blu. Stringiamo, così si chiude. Bene ragazzi, potete notare che il colore è sceso. A questo punto noi lo andiamo a testare e vediamo se è effettivamente uguale a quello della carta di prima. Questo avevamo intuito era un verde, e possiamo dire che anche un verde molto simile. È quasi un... allora, non un verde mela, tende un po' all'acido, ma è ugualmente una bella punta di verde. Mi piace tantissimo. E adesso andiamo a provare anche l'altro. Comunque, sembra decisamente più scuro, quindi mi aspetto che questo sia un po' più chiaro. Bene, questo è, sì, tende esso al viola, ma è anche un po' grigio. Ed era questo, però più... sì, dai, il colore è simile effettivamente a quello riportato sul cartoncino, quindi possiamo dire che siamo effettivamente soddisfatti di questo lavoro e anche che questa è decisamente una bella macchinina, insomma, più che macchinetta, una macchina crea colori, diciamo, e quindi è anche una bella idea per fare qualcosa di proprio. Bene, questi erano i due colori che abbiamo realizzato oggi. Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto e se così fosse vi invito a lasciare un like, un commento e a dirmi se anche voi possedete questa bellissima macchina e se anche voi appunto avete creato i vostri colori. Vi ricordo inoltre di iscrivervi e magari di condividere il video con i vostri amici. Per oggi da noi è tutto. Noi ci vediamo presto con un nuovo DIY e un nuovo video. Ciao a tutti!